sei un grande, hai fatto queste serate, sei stato bravissimo. Ma io devo dire una cosa, Francesco. Notti d'estate ho fatto venire il pus alle orecchie a tutti quelli che erano con me in macchina. Il pus, il proprio. Il pus, per quante volte l'ho fatta sentire? Rewind, Pippo. Sul pus non si può dire nulla, ma adesso sostiene le vostre canzoni così particolari, questo vibrato che avete. Vibrato? È una grande caratteristica, perché vi chiamate Vibrazioni? No, vibrazioni non per il vibrato, è vibrazioni per una questione energetica. Energetica. Per una questione energetica. La prima canzone che avete fatto, come faceva? Dai. Dedicato a te? Sì, no, a me, a tutti, insomma, anche a me. Anche a te? Sì. La primissima faceva, ma questo è dedicato a te, alla tua lucente armonia. Beh. Questo va, sei immensamente Giulia. Questo vibrato finale, cioè. Che questo, lo devo vibrato che piaceva a me era. Stringimi forte come quella volta in spiaggia. Che bella che era. Mi è piaciuto. Anche a te ti è piaciuto. Mi è piaciuto. Allora, ci è siete pronti? Momento. La canzone come si intitola? Avanti, forza. Tutto a riparare, l'hai già spiegato ieri sera. L'ho spiegato ieri sera. Ieri è un amore nuovo che arriva e si riparte, si rifà tutto da capo. Tutto da capo, perché è stato meraviglioso alla fine. Bene, Anton Giulio Frulio è lì a dirigervi. Il tutto da principe. Rifare, Velvet con Francesco, in bocca al lupo. Grazie. Grazie. Riusciti a barcare la porta magica, che è quella che sta lassù, non si è aperta e quindi sono arrivati in ritardo. Noi ne approfittiamo per parlare di... Oh, non disturbate. Allora, questa canzone, dunque, tu l'hai scritta quanto tempo fa l'hai scritta? Questa canzone è stata la seconda canzone ad essere scritta nel nostro disco. Nuovo album, sì, che avete fatto. Sì, che abbiamo fatto, che esce domani. E fai tutto tu, no? Fai musica, parole pure ti... No, in questo caso il testo l'ha scritto Alessandro, sì, che è stato l'autore anche del testo della canzone di Sanremo dell'anno scorso. Come dire che praticamente le canzoni di Sanremo le scrive lui. È specializzato. Esatto, anche perché è bravissimo, no? Alessandro. Allora? Cosa nel 2005 era una canzone che pensavamo di non eguagliare più. Possiamo andare? Andiamo, vai, tutto da rifare. Grazie. È già mattina, un sorso di caffè. Dimenticare è così facile da questa primavera. Qualcosa cambierà, ma lei è quella che non hai la luce. Mi fermo per un attimo e mi rendo conto che oggi è un giorno tutto da rifare. Distruggere e riconquistare. Oggi ho conosciuto te sotto una pioggia di stelle. Una pioggia di stelle. Te ne vai, non sono quello che vuoi te, non sono niente, non dimenticare, non mi puoi lasciare. Okay.
Passerà, sarà un giorno di gloria. Le vibrazioni, grazie. Belle, grazie. Ciao a tutti, grazie. Rock and roll. Finalone. Bravissimi. Scusa Pippo, ci siamo presi il permesso di rubare 10 secondi a questa diretta. Ma per cosa un sono 10 secondi? Ma esatto. Sono niente. Ma salutiamo anche Stefano delle vibrazioni. Dov'è Stefano? Stefano. Grazie ragazzi. Altro arrivato in aiuto, in soccorso. Il loro aiuto è stato prezioso, ma prezioso soprattutto perché la loro... Il rispetto nell'accostarsi a noi ce lo porteremo nel cuore. Grazie ragazzi, grazie. Grazie, vibrazioni. A voi, grazie. Grazie, grazie. Grazie, grazie a voi, grazie. Viva le band, per le band. A proposito di suoni forti, eccetera, qui in albergo a Sanremo si riesce a stare manco tranquilli, sai? Mai, mai, mai. C'è sempre qualcuno che ti disturba di piede. Guarda che cosa mi succede. Andiamo.